Con il ritmo da vertice asseverato nelle recenti sei partite, l'FC Matese ha l'intenzione di mietere nuove vittime e vuole inserire nell'elenco anche il fanalino di coda Porto Sant'Elpidio. Per Galesio e compagni l'impegno è abbastanza alla portata, ma soltanto sulla carta. Ai piedi del Matese temperatura più che godibile, con il cronometro intorno ai 20 gradi. Il direttore di gara è il signor Terribile della sezione di Bassano del Grappa, proprio quest'ultimo, quando con la cronaca siamo al terzo va ad importunare Barone in azione al tiro. Tuttavia è proprio lo stesso arbitro a ripristinare il malcontento e a permettere alle 5 biancoverde di ultimare la manovra avviata in precedenza, che vede l'ottimo disimpegno del portiere marchigiano. Il primo spunto elpidiense vede Gelsi entrare in area di rigore, ma si pronuncia con un destro per nulla volitivo. Sull'altra sponda, calcio di punizione, Barone propone per la testa di Albanese, ma i calcoli del centrale di difesa dei campani sono errati. Sempre Barone a proporsi, pallone che diventa preda di Cavalieri dopo l'involontario tocco dell'attaccante Abreu. Arrembanti i giocatori di Urbano, bordata di Masi strepitosa alla risposta di Cavalieri che con la mano di richiamo la alza sopra la traversa. 30 secondi dopo c'è gloria per il Matese, il cross di Valterricci è un cioccolatino per Cassese che si riconferma super anche in area di rigore avversaria mettendo a segno l'1-0. 26esimo avanza Ricci che sul corridoio di Galesio si porta il pallone sul sinistro e da pochi metri si divora il punto del 2-0 che è soltanto rinviato di qualche minuto proprio il 7 di casa a procurarsi il tiro dagli 11 metri sull'intervento di Cavalieri giudicato irregolare. Galesio dal dischetto il portiere intuisce, tocca ma non riesce ad evitare il gol e di fermarsi i padroni di casa proprio non vogliono saperne. Galesio di potenza la indirizza all'angolino, Cavalieri si distende e respinge, si chiude il primo tempo, il Matese riguadagna il campo nella ripresa dando continuità alla manovra offensiva. Setola dalla sinistra col contagiri per la testa di Abreu, stacco troppo debole per impensierire Cavalieri. Il portiere elpidiense nuovamente impegnato, questa volta sulla battuta a rete di Masi, intorno al 12esimo. Il nuovo entrato Masotta al 20esimo gioca uno dei suoi primi palloni dalla destra, il suo cross è domato da Cavalieri, il quale tanto per cambiare deve replicarsi su una sortita locale successiva, il calcio da fermo di Barone. Malgrado il dominio della partita, la squadra di Urbano riscopre il suo debole per il brivido al 32esimo, punizione di Bordi. Gelsi raccoglie la respinta corta della barriera e supera Palombo per il 2-1. Il tecnico biancoverde si gioca anche la carta di Lullo, proprio lui a 5 dal termine a tentare la sorte, pallone di poco a lato. 88esimo sui piedi di Abreu la chance per chiudere i giochi, il classe 98 sfiora il tris con gli stessi marcatori di domenica contro il Monte Giorgio, pocherissimo di vittorie per l'FC Matese che vuol dire ottavo posto in concomitanza con Rieti. Il Porto Sant'Elpidio resta nei bassi fondi della classifica con un gruppo abbastanza giovane che non perde motivazioni per il proseguo, come dichiarato da Mister Tridici ai nostri microfoni a margine della gara. Apa.